partecipi di una sfida, ci sentiamo particolarmente impegnati. Questo è un territorio con una vocazione turistica straordinaria, dove tutti gli operatori sono impegnati, gli operatori e le istituzioni sono impegnate nel promuovere questo territorio. E la sfida è rilanciare la storica Villa Soligo come riferimento di un turismo di alta gamma nelle colline del Prosecco. Ad accoglierla una grande azienda italiana con molteplici attività in tutto il mondo, dall'energia alle costruzioni, passando anche per una catena di hotel che si caratterizzano per la loro dimensione discreta, ma soprattutto per un servizio di altissimo livello. E l'ultimo esempio è la storica Villa Soligo, già centro Messeghe negli anni Ottanta, con presenze importanti come Marcello Mastroianni o Silvio Berlusconi, rilevata dalla società pesarese nel 2018, quindi ben prima del riconoscimento UNESCO per le colline tra Conegliano e Valdobbiadene. La nostra strategia è sempre quella di andare nei territori, solitamente in giro per il mondo, e capire quali sono le potenzialità di un territorio. Noi abbiamo investito dappertutto, in Armenia, in Kazakistan e anche in Africa, in Mozambico, e la strategia è sempre quella di andare prima di tutti gli altri. E anche qui ci abbiamo visto lungo, abbiamo capito che questo è un territorio che aveva grandissimo potenziale, e potenziale che poteva essere valorizzato, ed è per questo che abbiamo scelto di investire qua. Un investimento di circa 5 milioni di euro per un cantiere che dal 6 gennaio, e nonostante il Covid-19, non si è mai fermato fino al taglio del nastro di oggi, con la consegna da parte del governatore Luca Zaia della bandiera del Veneto subito innalzata sul pennone. 40 camere e 15.000 metri quadri di parco per un servizio di altissimo livello fornito da personale reclutato tutto in loco. Una selezione che è riuscita a stupire il general manager della struttura. Lei ha girato gli hotel di tutto il mondo. Che cosa ha trovato qui che dalle altre parti non ha trovato in questa gente? Ero un po' preoccupato nella ricerca del personale, onestamente. E invece, come le stavo dicendo prima, sono rimasto piacevolmente sorpreso dalla gente formata. Cioè, c'è un senso dell'ospitalità, una cultura al lavoro che mi mancava vederla in Italia. Gente che ha senso di responsabilità. Senso di responsabilità e cultura del lavoro.